Medjugorje, profezia preoccupante e spaventosa di Mirjana. Questi eventi succederanno nei prossimi giorni. Iscriviti al canale per non perderti ulteriori video. Era un giorno come tanti, o così sembrava, quando Mirjana ricevette una visione che avrebbe scosso non solo la sua fede, ma l'intera umanità. Mirjana era in preghiera quando il cielo sopra di lei si aprì, rivelando una luce accecante. Una voce celeste, chiara e potente, le parlò. Il tempo è vicino. Il destino del mondo è in bilico. Quello che ti rivelo deve essere conosciuto da tutti, perché la preparazione è necessaria per ciò che sta per accadere. Nella visione, Mirjana vide il Papa, la figura centrale della Chiesa Cattolica, in uno stato di sofferenza. Non era solo un malessere fisico, ma qualcosa di più profondo, un dolore che sembrava derivare da una forza oscura che lo stava consumando dall'interno. La voce celeste continuò: «Il Santo Padre porterà il peso del mondo sulle sue spalle. La sua malattia sarà un segno, un avvertimento che il tempo della purificazione è arrivato. Pregate per lui, perché la sua sofferenza è la chiave per la redenzione di molti». Le notizie di una malattia del Papa si diffonderanno come un incendio, portando con sé un'ondata di paura e incertezza. La fede di molti sarà messa alla prova e la Chiesa stessa dovrà affrontare un periodo di grande tumulto. La profezia non si limitava solo al Papa. Mirjana vide un giovane radioso nella sua santità, la cui figura era circondata da un alone di luce divina. «Carlo Acutis», disse la voce, «sarà il faro di speranza in tempi oscuri. La sua canonizzazione è già avvenuta e lui guiderà molti verso la luce attraverso il suo esempio di fede e purezza». Carlo Acutis, con il suo amore per l'Eucaristia e la sua dedizione alla Chiesa, diventerà un simbolo di speranza e di resistenza spirituale. La sua storia, la sua vita breve ma intensa, risuonerà nei cuori di milioni, ispirando una nuova generazione di credenti. La visione di Mirjana si spostò, mostrando un mondo in guerra. Un'ombra scura si allungava su una nazione, la nostra nazione, come un presagio di distruzione imminente. «Una grande potenza si leverà contro di voi», avvertì la voce. «Conflitti e sangue segneranno il vostro suolo e la pace sembrerà un sogno lontano. Ma sappiate che anche in mezzo alla devastazione, la fede vi sosterrà». Mai! Questa profezia di conflitto porterà un'epoca di grande turbolenza. Le tensioni internazionali aumenteranno e la paura di un'invasione si farà sempre più concreta. Le nazioni si prepareranno per la guerra e il mondo guarderà con terrore all'orizzonte incerto. Mentre la visione continuava, Mirjana vide il cielo cambiare. Segni e prodigi apparvero, eventi celesti che non potevano essere spiegati dalla scienza. «Guardate al cielo», disse la voce, «perché lì troverete i segni del mio ritorno. Stelle cadenti, eclissi e luci misteriose saranno i miei messaggeri. Non temete, ma preparatevi, perché il tempo della prova è vicino». Ah! Questi segni nel cielo saranno un richiamo alla fede per molti, un modo per ricordare che c'è qualcosa di più grande in gioco, qualcosa che va oltre la comprensione umana. «Il mondo sarà purificato attraverso il fuoco della sofferenza», continuò la voce, «ma dalla cenere sorgerà una nuova alba, un tempo di pace e di rinnovamento spirituale. Solo i puri di cuore e di fede sopravvivranno e guideranno il resto dell'umanità verso una nuova era». La purificazione sarà dura e dolorosa. Catastrofi naturali, guerre e malattie sconvolgeranno il pianeta, ma saranno anche un'opportunità per l'umanità di ritrovare la propria fede e di rinascere spiritualmente. Alla fine della visione, Mirjana vide una luce brillante, più luminosa di qualsiasi altra cosa avesse mai visto. «Questo è il segno della mia promessa», disse la voce. «Dopo il periodo di tenebre, la luce tornerà e il mio regno sarà stabilito sulla terra. Siate pronti, siate fedeli e non perdete mai la speranza». Questa promessa finale darà forza e coraggio a coloro che rimarranno fedeli durante i tempi difficili. Sarà un faro di speranza che guiderà l'umanità verso un futuro migliore. Dopo la visione, Mirjana si sentiva sopraffatta, ma anche determinata. Sapeva che doveva condividere questo messaggio con il mondo. Raccontò tutto ai sacerdoti di Medjugorje, che a loro volta diffusero la profezia. La reazione fu mista. Alcuni credettero immediatamente, altri furono scettici, ma tutti furono colpiti dalla gravità delle parole di Mirjana. I mesi successivi furono segnati da un'attesa febbrile. Ogni piccolo segno di malattia del Papa, ogni movimento politico e militare, ogni evento celeste fu esaminato con attenzione.
La gente pregava più intensamente, sperando di trovare la forza per affrontare ciò che sarebbe venuto. Le chiese erano piene, le persone si rivolgevano alla fede come mai prima d'ora. La figura di Carlo Acutis diventava sempre più centrale nelle preghiere di molti, simbolo di speranza e di perseveranza. Un giorno, la notizia che tutti temevano arrivò: il Papa era malato. Le sue condizioni peggioravano rapidamente e il mondo intero guardava con apprensione. La profezia di Miriana sembrava prendere vita e la paura si diffondeva tra i fedeli. Contemporaneamente, le tensioni internazionali raggiungevano un punto di rottura. Le voci di guerra si facevano sempre più insistenti e l'ombra dell'invasione incombeva. La nazione si preparava per il peggio e la paura dell'ignoto aumentava. Mentre il Papa lottava contro la malattia e il mondo si preparava alla guerra, i segni nel cielo cominciarono ad apparire. Le stelle cadenti illuminavano la notte, le eclissi oscuravano il sole e misteriose luci danzavano nel firmamento. Questi eventi celesti, inspiegabili dalla scienza, venivano interpretati come conferme della profezia di Mirjana. Le persone guardavano al cielo con timore e speranza, cercando risposte e conforto. Le chiese continuavano a riempirsi e le preghiere si intensificavano. Il periodo di purificazione iniziò con una serie di catastrofi naturali, terremoti, inondazioni e tempeste devastarono il pianeta. Le guerre si intensificarono e le malattie si diffondevano rapidamente. Era un tempo di grande sofferenza, ma anche di grande fede. Coloro che rimasero fedeli trovarono la forza di resistere, sostenuti dalla promessa della luce che sarebbe tornata. La figura di Carlo Acutis continuava a ispirare e molti trovavano conforto nella sua storia di fede e purezza. Durante questo periodo buio, la fede della gente fu messa alla prova come mai prima d'ora. Le chiese divennero rifugi di speranza e le comunità si unirono per affrontare le difficoltà. Le parole di Mirjana risuonavano nei cuori di molti, guidandoli attraverso la tempesta. La sofferenza purificava l'anima e molti scoprirono una fede rinnovata e più profonda. La promessa della luce che sarebbe tornata dava forza e coraggio a coloro che lottavano per sopravvivere. Finalmente, dopo un periodo che sembrava interminabile, la luce cominciò a tornare. La guerra cessò, le malattie furono debellate e il mondo cominciò a ricostruirsi. La promessa della voce celeste si realizzò. La luce divina tornò a illuminare il mondo e un'era di pace e rinnovamento spirituale iniziò. Le persone ricordavano la profezia di Mirjana come un monito, ma anche come una guida che le aveva portate attraverso i tempi più bui. La fede era più forte che mai e l'umanità era pronta per un nuovo inizio. Con il ritorno della luce, il mondo entrò in un periodo di prosperità e spiritualità. Le lezioni apprese durante il periodo di purificazione non furono dimenticate. Le persone vivevano con un senso di gratitudine e umiltà, consapevoli del dono della fede e della speranza che le aveva sostenute. Mirjana, ormai anziana, guardava il mondo con un senso di pace e soddisfazione. Aveva fatto la sua parte, aveva condiviso la visione e aveva guidato molti attraverso la tempesta. Ora poteva riposare sapendo che il mondo era pronto per un futuro migliore. La profezia di Mirjana rimarrà nella memoria collettiva come un segno del potere della fede e della resistenza umana. Sarà raccontata di generazione in generazione, un promemoria che anche nei tempi più oscuri c'è sempre speranza. La figura di Carlo Acutis continuerà a ispirare, simbolo di purezza e devozione. E il mondo purificato e rinnovato vivrà con una nuova consapevolezza, pronto ad affrontare qualsiasi sfida il futuro possa riservare. Questa è la storia della profezia di Mirjana di Medjugorje. Un racconto di avvertimenti, sofferenza, ma soprattutto di speranza e redenzione.